Tutto è pronto per l'avvio scolastico previsto per il 15 settembre. All'Istituto Ernesto Balducci a Pontassieve è stato costruito un nuovo edificio con 8 aule, 980 metri quadrati tra aule, corridoi e terrazza, un investimento della città metropolitana pari a 2 milioni e 200 mila euro. Davvero grande soddisfazione sia come sindaca del mio comune, che è appunto il comune su cui ha sede questa bellissima scuola, sia come consigliera metropolitana. Stiamo proprio in questi giorni inaugurando numerosi interventi sulle scuole, proprio a dimostrazione che insomma questa rappresenta, la scuola rappresenta per noi una priorità. Il nuovo blocco è stato realizzato con una struttura portante in legno prestante da un punto di vista energetico. Nelle aule, lavagne multimediali all'avanguardia per i ragazzi di oggi che dovranno presentarsi in classe con le mascherine. Come sapete, prima dell'estate io avevo chiesto la disponibilità a valutare un piano per la distribuzione di mascherine FFP2. Ho saputo che questo piano è ancora in via, diciamo, di definizione, anche perché ci viene riferito che i costi sono molto alti. Tuttavia noi proveremo comunque a trovare dei soggetti che ci possano supportare anche le economie, come abbiamo già fatto peraltro a gennaio, quando insieme alla Coop abbiamo distribuito circa 200.000 mascherine FFP2.